Ciao fiorellini, ciao fiorelline. Per oggi facciamo un vlog. Adesso sono andata giù, io mi sono scordata. Sono andata a prendere la pensione a Guerino, a prenderla dal libretto, l'ho spostata sul mio conto corrente perché è più pratico a fare la spesa, più veloce, tutto, non tocchi in pochi soldi. E questa è meglio sta cosa. E vabbè, oggi sono vestita così. Aspettate, mo appoggio un attimo qua e mi faccio vedere come sono vestita. Si riesce a appoggiare. Ecco, oggi sono vestita così, pantaloni neri e questa maglietta qua mi piace tantissimo, la metti giusto sto periodo, la puoi mettere questo periodo, poi basta. Sto aspettando da scegliere la roba, il cane baia. È cacciarone sto cane. Vabbè, sto aspettando le cose da Shei e da Amazon. Dopo farò un video e farò vedere cos'è. Io adesso vi lascio un attimo perché vado dentro casa. Fiorellini, fiorellini, adesso andiamo, esco da casa e andiamo a fare la spesa. Vado a comprare la carne, vabbè. Prima sono andata con loro a fare la spesa e adesso andiamo a comprare la carne da soli, così, perché sennò non posso registrare, perché non vuole essere registrata. Allora, e adesso andiamo a prendere la carne. Quello baia sempre, non ci fate caso. E quello l'hanno abbandonato sicuramente in mezza strada, perché si sembra baiare. Non l'hanno abbandonato per quello, perché fa anche sotto sto cane. Ok, adesso andiamo. Oggi non è nuvoloso, si è nuvolato, boh. Ok, mi metto qui il coso. Tiriamo giù. E io la carne la come tutto. Boh, stavolta sono andata a fare la spesa su a Nepi. E stavo a guardare qualche video, qualche un annetto fa, così. I capelli mi rimanevano pure qualche mese fa, mi rimanevano pure lisci, non so perché, forse perché sono diventati più sani e allora mi vengono il mio naturale, non lo so. Io dovrò coso Garnier, dovrò quell'altro Garnier che vi ho fatto vedere, però il giorno dopo mi si sporcavano i capelli, invece con questo Garnier, no, 3 giorni durano benissimo. Soltanto che mi si gonfiano, mi si fanno, mi si gonfiano, mi si irricciano così, però rimangono puliti i capelli, perché io come faccio a averceli grassi, non ce l'ho avuti mai grassi, vabbè. E un negozio che caretto quello, però vabbè, veri detto, l'unica cosa devi andare lì, o devo andare alla coppe. Alla Coop devo andare, o devo andare un negozio grande così, perché se no io non trovo le cose, perché ho comprato tutte cose bio, tutte cose senza lattosio, vita snella, tutte queste cose così, e perciò non posso comprare altre cose, perché tanto dopo io non le posso mangiare. Invece stavolta siamo andate lì, infatti Guerino ha detto, mi ero fatta la lista di cose che dovevo comprare per la dieta
perciò mi sono comprato più cose perché mi tocca fare la lista tutti i mesi così vedo quello che devo prendere per la dieta mia. Vabbè, e cotolette, quelle cose lì, non, de Varsoia non so sulla dieta, però visto la domenica, no? Puoi mangiare una cosa diversa una volta alla settimana, poi sgarrà. E perciò mi sono comprata quelle cotolette lì, non le faccio con l'olio perché poi, Dio, quando è fredda la macchina al macello, non le faccio con l'olio perché io soffro di fegato lì, dopo ho fatto i calcoli, perciò, mamma mia, è uscita da sto paese, ci vuole 100 anni. Che gente esce fuori senza fare stop dalla precedenza. E insomma, lì. Mo adesso invece devo andare a pagare la bolletta della luce. Poi devo andare a fare due ricariche del telefono mio e guerrino, perché la Chiere prende la pensione, perciò se li fa da solo. Voglio vedere se si ferma questo, quindi viaggio a tutta velocità. Se lei se la fa da sola, infatti fa la spesa, fa le cose così, si compra da mangiare con la sua pensione, robe così. E niente. Comunque, oggi è un po' più freschetto, infatti mi sono messa il maglione questo qua, che è un po' di mezza stagione, un po' più ertino, robe così. Poi mi devono arrivare i pantaloni, un paio di pantaloni, un vestitino mi sono comprata e mi sono comprata un vestito per un matrimonio che non c'ho a luglio, ma non penso mi dimagrisco da qui a luglio, tanto quello giusto per un giorno, perché se ci vai con quel vestito tutto elegantino. Mi sono comprata un vestitino mezzo rosso così con i fiori e beh, ne voglio per esempio quest'estate vestirmi, dice carina, non so, poi voglio provare quel tipo di vestito perché ho provato un vestito lungo, mi fa più bassa perché io sono 1,61, non è che sono alta, e quel vestito lì, poi un altro me lo sono comprato di lana, però se mi metto la panza no, non mi piace, era carina, era rosa, dovresti inverno. E poi mo stavolta invece mi sono comprata, vabbè, vestito in marimare no, più un po' più lunghetto, e questo vestito qua sta sopra il ginocchio perché a me quelli un po' sopra il ginocchio stanno meglio. E niente, vediamo quando dopo faremo prove dei vestiti. E mi sono comprato un paio di pantaloni che è rosa antico, mi sembra. La maglietta non me le so comprare perché avevo tante magliette. Perciò ho tante magliette, i pantaloni ce l'ho pochi. C'ho qualche pantalone così. Io comunque, sinceramente, ho più a roba d'estate che d'inverno, non lo so. E vabbè, comunque niente, comunque vediamo quando arriva. Oggi dovrebbe arrivare il coso che mi sono comprato su Amazon, perché siccome il padrone di casa mi ha fatto buttare via i mobili, almeno mi faceva portare i mobili, mi sarebbe piaciuta a casa se ci avrei avuto i mobili mia. Però mi ha fatto buttare via. Se un giorno dovrò cambiare casa, starò senza mobili, perché sono i mobili del padrone di casa. Giusto se riesco a smontare il mio armadio che è triante. Io ho l'armadio, c'ho i comodini, c'ho il letto. Armadio quello triante, quello nuovo grigio. È mio quello. Ho solo quell'armadio lì e la cucina è mia, però è vecchia cucina, non so se posso smontarla, se rompe, non lo so. La cucina sarebbe mia, sì. E basta, c'ho un pezzo di cucina,
e c'ho l'armadio, comodini e il coso. Tutte le altre cose, vabbè, quello che vedete dietro dei video è mio, quello che sta la macchinetta per il caffè. Se avessi soldi mi comprerei una cucina nuova, butterei via quella, mi comprerei intanto una cucina nuova. Invece di camera mi piacerebbe comprare quella fatta, ci si incassa il letto, l'armadio dietro così. Vabbè. Mo' intanto sto aggiustare le cose per piacermi casa, perché se a me non mi piace casa non mi piace tuo abito. T'ho fatta così. Se mi aveva fatto portare i miei mobili, alla sala, l'armadio mio, io ho un armadio bellissimo, l'ho dovuto regalare, tutti i tutte le cose, ho dovuto buttare via tutti i panni, perché l'armadio mio è piccolo. Non c'è spazio, c'è un armadione grandissimo, altissimo. E adesso invece sto a mettere, cambio stagione, faccio il sottovuoto. Poi mi sono già comprata per il mio armadio questa cosa qua. Io ho visto che è super super utile. E se però c'avevo tanti panni, invece è un coso. Ci puoi mettere come porta scarpe, porta giocattoli, qualsiasi cosa, per quello che ti serve. A me mi serviva per dentro l'armadio, perché se dentro l'armadio c'è solo un piano, no? Invece questo qua c'ha tutti i quadrati e poi separa i panni, poi metti sul quadrato tutti i pantaloni, sul quadrato tutte le magliette, sul quadrato le altre magliette o altri pantaloni. Comodissimo. E lo sto aspettando pure di là. Invece su Shein sono comprata quelle stampelle che hanno 8 buchi, che le puoi mettere lunghe, ci puoi mettere tutte stampelle, e così posso comprarmi pure i panni. Con YouTube mi arrivano ogni 4 mesi 70 euro, e mi compro i vestiti, per esempio questi vestiti qua che mi devono arrivare. Questo aggeggio qua non l'ha comprato Guerino, ma me lo sono comprato io con 70 euro, che sono arrivate, non ce l'ho più, 70 euro non ci fa niente. Però io mi compro le cose mie e faccio, e Guerino non spende i soldi sui vestiti. Per esempio a me mi piace vestirmi carina, e perciò vabbè, i capelli mo a giugno me li farà, per forza mi farà fa lui, perché non spendo più quasi niente, perché sì, ho speso più di 100 euro, 120 euro ho speso, però non dovrei spendere tutti questi soldi, non lo so, 70, 80 euro penso lo spende, si tocca i capelli, lo so. Che sono passati già 3 mesi, quando vado a farmi i capelli sono 4 mesi, e perciò non penso che, penso che mi dovrà spuntare, non so. L'altra volta me la tagliata tanto, che c'avevo quasi giù sedere e ce l'ho sulle spalle. Vado a tagliare tantissimi i capelli perché erano rovinati, il parrucchiere in precedenza me l'aveva bruciati con una decolorazione, ha detto. La decolorazione me l'ha fatta il parrucchiere, non me la sono fatta io mi sono fatta solo le tinte, gli ho detto. Ho detto no, queste non sono rovinate da tinte, sono rovinate da una decolorazione. La decolorazione che mi ha fatto i colpi di luce, sempre colpi di sole, robe così, me l'aveva fatte la parrucchiera di Civita, che mi aveva fatto, che mi faceva i capelli. Poi pure le tinte che usava mi faceva cascare i capelli, non c'avevo capelli qua, qua mi sta crescendo, guardate, questo capello corto che ho è
che qui io non c'avevo il capello, ho messo a crescere. Perché io prima di andare a questo parrucchiere sono stata parecchio tempo senza andare a farmi i capelli. E questo qua mi si è truccato. Io qua, per esempio, qua non c'avevo capelli, qua mi erano quasi i capelli, qua sotto qua, vabbè. Mamma mia, sono 13 minuti, ho gioco, sto parlando. Ok, ora giro la fotocamera, siamo arrivati a Civita. Ecco, siamo arrivati a Civita e niente, andiamo a pagare la bolletta. Vado al tabacchino perché tanto mi devo fare due ricariche, una per me, una per Guerino, e pagare la bolletta. Pago pure la bolletta della luce. Se no ci staccano. Le bollette sono infinite, almeno da casa mia sono finite, da voi non lo so, c'è sempre da pagare e viviamo con una pensione, non è che potevo pagare tante bollette e dovevo pure mangiare, la bolletta al mese che posso pagare, per esempio questo mese pago la bolletta, il prossimo mese pagherò un'altra bolletta. Io guadagno solo 70 euro ogni 4-5 mesi, perciò non è che posso aiutare Guerrino a pagare bollette. Giusto che mi compro qualche vestito, che erano 4 mesi, non mi compravo più niente. Mi dispiace a chi piace il video dei vestiti, però io non mi posso comprare tutti i mesi, mi posso comprare quanto mi arrivano quei pochi spiccioli di YouTube. E purtroppo io non vivo il lusso e perciò non guadagno su YouTube come quell'altro, e perciò devo aspettare che mi arriva di pochi soldi così. Ah, io dico la verità, io non so, non dico pallonate, non dico bugie, cose così, io dico come stanno veramente le cose. Io guadagno ogni 4 mesi, di più non guadagno. Poi guadagno, che okay, guadagno 70 euro, non può essere una mesata. 70 euro, se farei le pulizie 70 euro in un'ora mi guadagnerei, mi sa, non so quanto voglio una giornata di poco, purtroppo non si trovano. Poi io non che potrei fare, perché questi giorni per esempio non riesco a camminare io, oggi infatti non lo so. I giorni non riesco tanto a camminare, dolori, robe così, non ci riesco, le gambe non mi reggono, purtroppo. Che è successo qua? Tutto chiuso. Stiamo andando al centro storico di Civita. Andiamo a pagare la bolletta e paghiamo la bolletta e mi faccio una ricarica. Poi dopo vado a comprare la carne e poi vado a comprare carne. Poi devo andare da un'altra parte, ma non me lo ricordo in questo momento dove dovevo andare. Non cavalcheggia qua giù. Ci stava parcheggio. Ci sono parcheggio lì, però. Dove andare a Maurizio? Non mi ricordo dove andare a prendere. Boh. Che guerino, gli ho detto vado a Maurizio dopo a pia sta cosa. Boh. Non me lo ricordo. Vabbè, comunque adesso scendiamo. Ecco, adesso vado. A me fa più cicciona questa mascherina. Vado a pagare la bolletta del tabacchino. E poi vado. Metto 5 euro per Guerrino e 10 per me. Io sono meno soldi. Vabbè che non pago tanto, 7,99 euro,
100 giga. Poi c'ho il giga, c'ho internet a casa. Vabbè, ci vediamo dopo quando esco. Ciao. Ecco, pure oggi è finito questo vlog, spero che vi è piaciuto e che vi ho fatto compagnia. Io adesso vi lascio, ciao, al prossimo vlog. Si vede che piove di fuori. Ciao, buonanotte.